Difendere l'eredità del governo Draghi è la priorità per Mara Carfagna, che, lasciata Forza Italia, ha trovato la sua nuova casa politica nel Terzo Polo. A Napoli ha inaugurato il comitato elettorale di Azione Italia Viva, dando il via alla campagna elettorale che la vedrà impegnata nel collegio uninominale di Chiaia Fuori Grotta, sfidando l'ex collega di governo Luigi Di Maio. Quando sento mettere in discussione il patto per Napoli, penso che sia solo l'inizio, perché chi oggi approfitta della caduta del governo Draghi per mettere in discussione il patto per Napoli probabilmente domani metterà in discussione la quota sud nel piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè quella clausola che ha blindato a favore del mezzogiorno il 40% delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi non lo consentiremo. Azione Italia Viva sono determinati a difendere ogni euro che il governo Draghi ha stanziato a favore del mezzogiorno, perché non permetteremo che le speranze di 20 milioni di cittadini meridionali vengano distrutte, magari con la solita scusa che abbiamo sentito già tante volte, cioè che il Sud non sa spendere e quindi dirottiamo le risorse al Nord. Il Sud sa spendere, soprattutto di fronte a qualunque tipo di inadempienza. Noi abbiamo introdotto i poteri di affiancamento e i poteri di sostituzione che aiuteranno le amministrazioni a spendere bene quei soldi. Se Mara Carfagna preferisce non commentare le diatribe interne al partito di Berlusconi, il renziano Ettore Rosato ci va giù pesante. Che Forza Italia non c'è più. Ormai è una cellula che sta dietro a Fratelli d'Italia e la Lega, che stanno indirizzando la politica verso una destra sempre più radicale. Lo dimostra il fatto che Forza Italia ha votato contro la fiducia al governo Draghi, ha tolto la fiducia al governo Draghi. Sala gremita nel piccolo appartamento al Corso Umberto, dove è stato allestito il comitato elettorale del Terzo Polo. Presenti anche gli altri candidati dei collegi napoletani, tra cui l'ex senatrice Graziella Pagano, pronta a portare voti a Italia Viva. E conosco bene anche le esigenze di ogni pezzo di città e quindi penso di poter essere utile.